Ciao a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Oggi, come vedete, sono strana perché ho soltanto le sopracciglia fatte, ma avrete letto sicuramente dal titolo che parleremo di una palette super chiacchierata in questo periodo e sto parlando della palette iconica di Cosmify, che è un brand nuovo. Questa palette ha fatto un po' il boom dei social proprio perché i creatori sono 16 blogger barra influencer barra makeup artist, insomma un po' di tutto, tra cui parecchie persone che conosco, quindi oltre ad essere super felice per loro ho ricevuto la palette a casa e l'ho acquistata anche di mio. Questa è la palette con il nome del brand e qui dietro abbiamo tutti e 16 i creatori. Se avete ordinato la palettina, perché è sold out al momento sul sito, ma sono già usciti i nuovi pennelli e presumo uscirà anche tantissime altre cose e forse rimetteranno in stock anche la palettina. Comunque in ogni caso me l'avete chiesto voi di provarla insieme e io non l'ho ancora mai neanche swatchata, quindi ho colto la balla al balzo. Appunto, se l'avete ordinata vi arriva con questa scatolina e la paletta all'interno appunto si trova in questa carta bolle a forma di cuore, che è una cosa super cute. Trovate la cartolina e se avete acquistato da uno dei link dei creatori vi arriva anche la loro cartolina personalizzata. All'interno poi troviamo la palettina, che io sinceramente mi aspettavo decisamente più piccola. In realtà è una bella papagna di roba, neanche bella pesantina, cioè si sente che i materiali sono belli corposi. Qua dietro troviamo gli ingredienti, gli inci. E una volta aperta, questo è il pack. Secondo me è molto chic di tendenza. E poi la cosa particolare è che la parte superiore è tipo morbidina, cioè è fatta in due strati di cartone, presuppongo, che non so come farvela vedere, la rende, vedete, quasi squishy. All'interno ha un mega specchio, quindi comodo anche per il viaggio, la sua pellicola. Questi sono i colorini che troviamo all'interno. Come vedete li hanno divisi in colori freddi, transizione tra marroncini, gialli e arancio, e parte più calda, quindi di rossi, rosa e parte un pochino più nude. Devo dire che mi piace molto come è divisa. Se a primo acchito può sembrare una palette banale, in realtà non lo è, perché ci sono un sacco di colori particolari, anche texture, e io parlandone da esterna a questa palette posso darvi sicuramente tutte le mie impressioni 100% true. Infatti non vedo l'ora di provarla. E ultima cosa, poi iniziamo, all'interno troviamo anche un pennellino. Da una parte c'è questo piatto che devo dire penso utilizzerò per tagliare la crise, perché dicono tutti che è pazzesco, e dall'altra invece ne abbiamo uno da sfumatura che devo dire mi piace un sacco perché è morbidissimo. Detto ciò, io appunto ho già fatto le sopracciglia, tutto il resto è da fare, quindi iniziamo subito e proviamo questa palette dei bloggers per la prima volta insieme. Allora, ero molto indecisa su come strutturare questo video perché ho visto diverse persone fare toni freddi e toni caldi. Vi dirò, anch'io penso opterò in questo modo, così è molto più semplice farvi vedere più ombretti possibili. Infatti inizierò da quest'occhio a fare la zona fredda. Ero molto indecisa anche se fare l'applicazione con o senza base, però visto che comunque nella realtà di tutti i giorni io e molte altre persone la utilizziamo, ho detto la faccio vedere con la base, anche perché così vediamo quali ombretti effettivamente magari macchiano, fallo fallout eccetera, ed è per questo che non ho la base, ma sapete che non sono solita farla. Come primer occhio vado ad utilizzare questa base di P. Louise 0.5. Mi ci sto trovando da dio. Con il dito la prendo e la tampono. Non vado a fare con il pennello perché ho notato che altrimenti mi si stende troppo prodotto, quindi io mi trovo meglio ad applicarlo in questo modo. E ora iniziamo a scegliere gli ombrettini. Sono molto curiosa di provare questo colore qua, che è Audrey, anche perché è uno dei toni che più di tutti mi intrigano di questa palette in generale. Prima di utilizzare quello penso che opterò per Elton, che è questo viola. Anche se è satinato, voglio provare comunque ad utilizzarlo nella piega per dare proprio una base, e utilizzerò il pennellino che troviamo all'interno della palette. Quindi lo vado a prelevare. Sembra polveroso, non so se vedete che lascia comunque qualche residuo, ma parlando per esperienza non è che conti più di tanto. Quindi vado ad applicarlo. Allora, come pigmentazione, come potete notare, ci siamo alla grandissima e non ho neanche esagerato a prelevare l'ombretto.
esatto, come sfumabilità idem, e su questo tipo di base non fa assolutamente macchia. Prelevo Angelina, che è questo colore base neutro, che secondo me hanno fatto molto bene a mettere insieme anche al nero, perché sono sempre utili in una palettina così varia e soprattutto con colori così power, quindi mi sfumo meglio il colore verso le sopracciglia. Ed ora, sempre con lo stesso pennello, prelevo appunto Audrey. Questo qui sulla cialdina fa un po' più di fallout, quindi gli do anche una leggera botticina per togliere l'eccesso e inizio con movimenti circolari a sfumare nella piega. Per ora entrambi i colori che pensavo potessero dare più problemi a livello di pigmentazione e soprattutto polvere mi stanno piacendo. Mi concentro un pochino più nella parte esterna con Audrey e porto Audrey anche nella parte iniziale, dopo essermi risfumata un pochino i bordi, e come notate non c'è neanche tantissimo fallout. Passo alla cut crease e utilizzo sempre la base di P. Louise con l'altra parte del pennello soltanto centrale, mi sfumo un pochino i bordi. Ok, anche questa parte del pennello direi che è promossa. Ora prendo quest'altro pennellino che è di Morphe R43 e prelevo l'ombretto Elvis che ha fatto il mio amichetto Christian, quindi ho altissime aspettative, non alte, e lo vado ad applicare nella parte più centrale. Ok, questo è una bomba, cioè vi dico che mi piace già solo così e non ho ancora finito. E utilizzo l'altro colore che è Charlie. Ho visto da altri video di miei colleghi che l'hanno utilizzato che non è così iridescente come è invece Elvis, quindi ci andrò un pochino più cauta. Lo sfumo tra appunto Elvis e la parte di Audrey, però devo dire che anche questo non è male, eh. C'è un bellissimo punto di grigio freddo, questi freddi mi stanno piacendo molto. E ora prendo un pochino di Cleopatra, che è molto ma molto pigmentato, cioè guardate, ne ho preso un pochino e già scarica tantissimo sulla mano, e mi intensifico leggermente gli angoli, non troppo ma giusto per dare un po' più di tridimensionalità. Quindi direi che adesso passiamo all'altra parte, dagli altri toni che voglio utilizzare, non dico tutti ma quasi, perché mi ispirano da morire, a partire dai gialli. Io ho tipo un feticismo per gli ombretti gialli, stessa cosa che ho fatto di là, parto con la base di P. Louise e la sfumo bene su tutto l'occhio. Nella prima parte della piega vado ad utilizzare Opera, che è questo meraviglioso color senape che, se non sbaglio, ha fatto Eleonora the Lady. Prendo un pennellino da sfumatura, questo qui è di Morphe per Jaclyn Hill del JH35, lo vado a sfumare. Allora, devo dire che questo me l'aspettavo un po' diverso come colorazione sulla palpebra, perché dalla cialdina sembra molto più desaturato, invece una volta che lo applico, non so come dirvi, adesso vi faccio vedere la differenza, è un pochino più sul giallo, però si capisca quello che intendo. Però vabbè, come qualità ombretto ci siamo. Sempre con lo stesso pennello, perché comunque utilizziamo una tonalità simile, vado a prendere Frida, che è quest'arancio, e lo sfumo nella parte centrale. Questo è super pigmentato, ad esempio su questo occhio voglio fare una cosa un po' sunset. E dopo aver fatto questa prima base prendo invece Mary, che è un altro dei miei colori preferiti, che sono sicura utilizzerò parecchio perché mi piacciono anche i fucsia. E questa è una punta di fucsia molto bella, non troppo vivace, non troppo vibrante. Questo è bello polveroso, quindi gli do una bella shakerata e lo applico logicamente nell'ultima parte. Wow, cerco di dare la sfumatura simile all'altro occhio. Riprendo Angelina e mi aiuto anche con questo a sfumare, vedete perché dico che è utile. E dopo aver fatto questa sfumatura prendo un pochino di Coco, guardate quanti ombretti sto cercando di usare, giusto una puntina per intensificare su Marilyn. Riprendo la mia base di P. Louise, stavolta taglio la crease dall'inizio sempre col pennellino della palette, soltanto nella parte iniziale. Logicamente stava andando tutto troppo bene e mi si è spenta la videocamera, io ho continuato a parlare beatamente. Comunque, per fortuna, una delle cose più semplici, ho applicato gli ombretti
sulla cut crease che stavo tagliando. Ho messo la base di P. Louise soltanto fino a qui e sopra ho applicato in ordine dal più chiaro Meryl, che è questo bellissimo colore qua, che direi un oro chiaro. Poi ho applicato Naomi, che è un rame che sembrerebbe metallizzato di primo acchito, ma in realtà contiene anche dei micro brillantini che lo rendono molto particolare, che però vedete non danno fastidio, anzi. E verso la fine invece ho applicato Yayoi, che è questo colore qua, sempre metallizzato ma meno degli altri due. Infatti poi ci sono ripassata con questo piccolo pennellino, sempre di Morphe per Jaclyn Hill, il JH40, con Marilyn e Coco mischiati insieme un pochino per intensificare questa zona. E devo dire che anche di questo look sono molto soddisfatta, è un pochino più sobrio, tra virgolette, dell'altro, a mio parere. Poi magari ognuno la interpreta un po' come vuole, cioè io di giorno uscirei più con questo che con questo. Detto ciò, finisco di fare la base, applicare le ciglia finte, poi ci rivediamo insieme per completare il look degli occhi. Piccolo PS, questi due ombretti che ho applicato qua, quindi Meryl e Naomi, sono i due che finora hanno fatto fallout, penso si possa notare, e appunto ci rivediamo quando sarò un po' più presentabile e piallata. Ho fatto la base, contouring eccetera eccetera. Come illuminante da questa parte ne ho usato uno con dei riflessi rosatini che sto ancora testando, non vi dico qual è. Di qua volevo provare l'ombrettino che si chiama Diana o Diana, che credo abbia fatto invece Gaia, che dicono che come illuminante è un po' pazzesco. Allora, devo dire che ci sta tutto e ci sta anche bene con il look occhi. Applico una puntina di Diana anche sotto l'arcata, qui nell'angolino interno. Quindi qua nella parte sotto voglio andare ad applicare soltanto Elton, che è il viola, con questo pennellino a penna, sempre Morphe per Jaclyn Hill, JH39. Ho un po' paura perché non vorrei facesse fallout. Sembrerebbe di no. Poi prendo un po' di Audrey e mi sfumo soltanto un po', vedete, verso la fine. E questo occhio è terminato, a parte appunto le ciglia finte. Invece qua sotto andiamo ad applicare l'arancio, che è Frida, sempre con un pennellino fino. Questo qui è di Morphe M149 e lo applico soltanto nella parte centrale. E poi prendo Marilyn e lo applico verso la fine, sia verso l'inizio. Poi riprendo il colore Meryl e lo porto un pochino nell'angolo interno. Ora applico ciglia finte e mascara sotto, poi ci vediamo per le considerazioni finali sulla palettina. Allora, applicate anche le ciglia finte e il mascara, perdonatemi se le ciglia finte sono applicate male, ma ho fatto la laminazione alle ciglia pochi giorni fa, quindi sono tipo così e non riuscivo a infilarci la ciglia finta, cioè non so come spiegarvi. Più o meno ce l'ho fatta, magari mi sono incollata anche un po' di mie ciglia, ma appunto non fate caso se sono magari diverse, perdono, mia colpa. Non siamo qua a parlare di ciglia finte. Considerazioni finali sulla palettina iconica di Cosmify. Ve lo dico sinceramente, proprio 100% verità. Non avevo altissime aspettative, non nelle persone che l'hanno fatta o comunque che hanno contribuito alla creazione della palette, dagli ingredienti alle cialdine, ai colori, al pack, ma proprio al brand nato fresco fresco da poco. L'idea geniale è stata quella appunto di coinvolgere più persone già conosciute comunque in Italia. Non so se l'ho detto, forse no. È un brand totalmente italiano. E invece devo dire che è a pari, se non superiore, di moltissime case cosmetiche che lavorano da anni e anni e anni. Quindi io sono letteralmente scioccatissima. Stranamente mi piacciono entrambi i look che ho creato. Dico stranamente perché io di solito non utilizzo molto questi tipi di colori, soprattutto questo che è tipo un po' metallico. I colori di entrambi le fazioni, come vi ho fatto vedere, si sfumano benissimo, fanno soltanto appunto un pochino di fallout vicino alla cialdina, soprattutto i colori più scuri e quelli più metallizzati. Se devo dire la mia, preferisco un prodotto polveroso in cielo
cialda, che poi alla fine non lo è sull'occhio, ma che almeno è pigmentato, sfumabile, con cui appunto mi trovo bene a lavorare, perché sono molto molto malleabili, stratificabili, che per un ombretto è una cosa alquanto fondamentale, visto che comunque per fare questo tipo di look serve tempo, serve lavorarli bene, e questi hanno assolutamente tutte le carte in regola per poterlo fare. Io faccio i miei più sentiti complimenti a CosmiFy, perché è riuscito a creare una cosa unica fondamentalmente, che qui in Italia non abbiamo di altri brand, di un'ottima qualità. La cosa bellissima di questa palette, lo sto leggendo su il sito internet, anzi sulla pagina Instagram di CosmiFy, dove potete trovare tutte le novità eccetera, questa palette è stata lanciata prima del Black Friday, quindi mossa ancora più furba, ad un prezzo speciale di 29,40 invece mi pare di 43 euro, una cosa del genere. Anche che fosse a prezzo pieno io l'avrei comprata e l'ho fatto, quindi già questo è un tutto dire. Non vedo l'ora di testare tanti altri look anche più sobri, magari la rivedrò, vedrete, anzi sicuramente. Fatemi sapere qua sotto se voi l'avete acquistata, se l'avete provata, come vi siete trovati, se avete pareri contrastanti dei miei, se non vi è piaciuta totalmente al 50%. Ditemi tutte le vostre considerazioni qua sotto, io cercherò di rispondere a più persone possibili, se non a tutti. Questi appunto sono i due look che ho creato, fatemi sapere anche se vi piacciono. Spero di poter provare più avanti altre novità di questo brand. Se il video vi è piaciuto invece, pollice in su, iscrivetevi, perché presto arriveranno tantissime altre review di tantissimi cosmetici, palette, eccetera, eccetera, eccetera. Vi mando un grosso bacione e vi aspetto al prossimo video. Ciao!